Benvenuto autunno, stagione romantica sui grandi schermi e un nuovo inizio. Riprendono le attività, a pieno regime, scuola e lavoro, di nuovo in palestra e al corso di spagnolo. È cominciato il 22 settembre, per la precisione alle 13.31, ora italiana. È quello il momento esatto in cui il sole si è trovato sulla verticale dell'equatore, allo zenith, come accade due volte l'anno, per l'equinozio d'autunno e per quello di primavera. Stiamo per riscoprire il più classico spettacolo di colori che la natura possa offrire e potrà essere questo uno spunto per una fuga romantica senza scomodare New York o un weekend suggestivo in famiglia alla scoperta dei luoghi più belli da ammirare e fotografare. Il Veneto è particolarmente ricco di paesaggi che si trasformano in quadri d'autore tra pennellate di giallo, rosso e arancio, dall'altopiano di Asiago ai colli euganei, dalla Lessinia all'affascinante parco Sigurtà. Tra le località più suggestive per il tree watching, ad immortalare boschi e prati che si tingono come una tavolozza di tonalità calde, spicca senza dubbio l'altopiano di Asiago. In quest'area sono numerose le iniziative dedicate all'autunno che culmineranno con Asiago Foliage nel weekend del 19 e 20 ottobre, quando si svolgerà anche un interessante concorso fotografico dedicato a questo meraviglioso fenomeno naturale. Un'ottima base per un'escursione sull'altopiano di Asiago è sicuramente poi l'affascinante e romantica Bassano del Grappa. Autunno è arte. Aprono mostre e rassegne, Venezia in primis. Arrivano le giornate FAI, il 17 e 18 ottobre e il 24 e 25, alla scoperta di ville e giardini. E poi, come non farne un accenno proprio da questa latitudine? Autunno e vendemmia, giù i grappoli, il nettare degli dei dentro le botti. Stagione romantica più intima da trascorrere ancora all'aperto, cominciando ad assaporare anche il tepore di casa. Benvenuto autunno anche in Veneto. Qualche suggerimento su cosa fare? Siamo qui per questo. A partire da settembre, per esempio, si può cominciare o continuare a coltivare l'orto. Potrà dare ancora tante soddisfazioni dopo l'estate e ovunque è possibile coltivare l'orto, comunque sul balcone di casa con le piante aromatiche. Natura protagonista, con le foglie dell'autunno possiamo dedicarci a tanti lavori creativi in compagnia dei bambini. Con la frutta autunnale invece possiamo preparare in casa delle buonissime marmellate per la famiglia e da regalare agli amici magari a Natale. Dedicarci a fare pane, torte e biscotti in casa. Dei parchi del Veneto invece da visitare abbiamo parlato, ma ricordatevi di portare la macchina fotografica. Ultimo suggerimento, approfittate del periodo per selezionare e soprattutto stampare le foto delle vacanze. Con settembre-ottobre partono anche le grandi mostre, le esposizioni e le rassegne. Noi siamo stati a Rovigo, dove a Palazzo Roverella è arrivato Marc Chagall. Gli animali, i violini, i villaggi di campagna e i personaggi che popolano le sue opere sono proprio gli stessi che Chagall aveva conosciuto attraverso le canzoni e le fiabe della tradizione orale russa. A Palazzo Roverella, la nostalgia dell'artista per la cultura popolare della madrepatria, che esplicita quando torna in Francia nel 1911 per non far più rientro nel paese natale. È questo rapporto con la sua patria che ha guidato la selezione di opere, 70 dipinti su tela e su carta, due serie di incisioni e acqueforti, che compone la mostra Marc Chagall, anche la mia Russia mi amerà, a Palazzo Roverella dal 19 settembre al 17 gennaio a Rovigo. Cette exposition, elle met le focus sur... Questa mostra mette in effetti il focus sui suoi legami con la cultura russa ed è per questo respiro, diciamo, che sentiamo, per queste opere che sono tutte emblematiche, per questa collezione che è stata così ben selezionata, proprio perché deve ristabilire questi legami con la sua cultura d'origine. Ebbene, questa mostra dà una visione, dà una sorta di finestra aperta, ma è anche emblematica del mondo russo e in qualche modo differenzia l'artista. Si scoprono delle opere che spaziano da legami di architettura come nelle icone, ma anche esprimono una sorta di humor, una sorta di colore locale. Chagall arriva a Parigi, come tantissimi altri artisti, in quei primi anni del 1900,
ma i suoi paesaggi sono totalmente diversi da quelli dei colleghi. Sorta di cucina, dice lei, una sorta di cucina di ricette popolari. È il modo in cui Marc Chagall, che arriva a Parigi, che approda a Parigi nel 1911, in qualche modo conserva e mette in serbo questi gioielli personali che lo fanno differenziare poi da questi artisti che in massa arrivano proprio a Parigi. È un mondo in cui Marc Chagall ha respirato interamente, globalmente, ed è proprio questa esperienza, dicevamo, di questa cucina delle ricette particolari che si rivela e si esprime in questa mostra. La celeberrima passeggiata del 1917 o l'ebreo rosso del 1914, entrambi dal Museo di San Pietroburgo. La risurrezione in riva al fiume del 1947 da collezione privata parigina sono alcuni dei più noti capolavori esposti, opere lontane dallo spirito di rottura delle avanguardie, eppure rivoluzionarie nella loro atmosfera di realismo onirico. La prima cosa che deve fare un visitatore è dimenticare l'immagine abituale che ha di Chagall, dei fidanzati che volano nel cielo, i mazzi di fiori, il mare di Nizza. Questa è una mostra che prova a dimostrare quanto Chagall fosse un pittore profondo e diverso, e veramente un personaggio unico nella storia delle avanguardie. Sulle tele esposte si potranno ammirare il gallo, la pendola, l'animale verde, simboli attraverso i quali leggere questo Chagall. In questo quadro, per esempio, qui di fianco, che ha da una parte una struttura che è abbastanza caratteristica dal Rinascimento in poi, cioè il quadro nel quadro, che è un espediente usato per dare più profondità alle opere. Chagall non lo usa per quello, lo usa per descrivere un evento, un'emozione, una vicenda. E la vicenda è: lui si identifica, si chiama autoritratto, con quella bestia rossa, che è un asino probabilmente, la bestia più maltrattata, è rossa, il segno della sofferenza. Lui, sofferente sotto forma di bestia rossa, guarda un quadro in cui ci sono le vittime. E chi sono le vittime? Sua moglie Bella, che è morta da poco, e Cristo in croce. Un quadro tragico, completamente lontano dal mondo roseo Chagall. E a concludere c'è anche la pendola, simbolo ebraico dell'apocalisse, della fine del mondo. A Palazzo Roverella opere provenienti dagli eredi dell'artista, dalle Gallerie di Mosca, dal Museo di Stato Russo di San Pietroburgo, dal Pompidou di Parigi e ancora Madrid, Zurigo e collezioni private. Ancora arte, ma ci trasferiamo a Verona, Palazzo Maffei, casa museo, ha annunciato nelle scorse settimane la riapertura post lockdown da sabato 26 settembre. Per il momento le aperture saranno solo nei fine settimana, con prenotazione obbligatoria per fasce orarie. Oltre 350 opere dalla fine del 300 al contemporaneo esposte nelle sale del monumentale palazzo che chiude Piazza delle Erbe nella città di Giulietta. Autentici capolavori dell'arte moderna e contemporanea, i grandi maestri del XX secolo, da Picasso a De Chirico, da Miró a Kandinsky, a Magritte, a Fontana, a Burri o Manzoni. Merita una visita anche per ammirare il palazzo stesso. È il più importante e iconico palazzo seicentesco di Verona, completamente restaurato, con la sua incredibile scala elicoidale, gli stucchi, gli affreschi, l'impareggiabile vista sul luogo che fu l'antico foro romano. Tra le sue opere e tra quelle che potrete ammirare, la Sposa fedele, opera degli anni 30-31 di Alberto Savinio, e Fuga delle idee di Gastone Novelli. E ora vi porto a Venezia, un'antica fornace veneziana di mosaico in vetro colorato, la Orsoni, attiva dal 1888. Ospita dal 10 settembre la prima edizione della Biennale del Colore. Un viaggio cromatico che si ripromette di coinvolgere i cinque sensi del visitatore. Il colore attraverso la letteratura, attraverso la musica, il cibo, i profumi, i materiali, illustrato con diverse rappresentazioni artistiche. Un'edizione zero questa, su invito per rispetto delle norme di sicurezza sul Covid. Aperta ai visitatori un giorno alla settimana, la Biennale numero zero è all'insegna del colore per antonomasia, il rosso, declinato in tutte le possibili varianti.
La Fornace possiede la più ampia biblioteca di libri di vetro colorato al mondo, con più di 3.500 colori di diversi smalti veneziani di diverse tonalità e sfumature. Ispirazione per grandi artisti in tutto il mondo. Escono solo da qui le tessere, per esempio, per il restauro della Basilica di San Marco, e Gaudì la scelse per la Sagrada Famiglia di Barcellona, tanto per citarne alcune. Quindi un ottimo suggerimento per una gita veneziana. E come raccontato dunque nel nostro servizio d'apertura, autunno da queste parti è anche vendemmia. Ce ne sono di speciali e solidali, come nel Trevigiano. Tra i filari con Giusy Versace a tagliare grappoli con Sammy Basso. Nelle colline trevigiane la vendemmia che dà il via all'autunno in campagna è anche star dello sport, della TV e certo della vita. Il Covid dunque non ferma la vendemmia e tantomeno la solidarietà. Alle Manzane di San Pietro di Feletto la nona edizione della vendemmia solidale. Tra gli ospiti d'onore appunto il vicentino Sammy, la nota atleta paralimpica e la squadra del rugby in carrozzina. E mai come... Secondo me l'occasione di una vendemmia può essere davvero l'occasione buona per ritornare a contatto con la terra, con la gente, con le emozioni, con le sensazioni, con la natura, col cielo, la terra. Insomma, sembrano cose banali, ma in realtà invito tutti a farlo, perché ogni volta che io vengo qui è come ricaricare il cellulare. Io raccolgo energia positiva che poi mi porto a casa e riesco anche a trasferire agli altri. Beh, se mi piace il prosecco, sicuramente. Poi mi piace anche la vendemmia, perché insomma non capito tutti i giorni, almeno per ragazzi della mia generazione. C'è chi lo fa di lavoro, però per gli altri è bello, per me è veramente bello farlo per un giorno, vendemmiare. La cantina ha deciso di aderire alla raccolta fondi a sostegno delle iniziative di sanità pubblica per far fronte all'emergenza coronavirus avviata dall'associazione Per Mio Figlio Onlus. L'uva sarà vinificata a parte e a Natale saranno disponibili tra le 9.000 e 9.500 bottiglie di Prosecco Solidale, un Conegliano Valdobbiadene DOCG che si potrà acquistare nelle enoteche, nei negozi specializzati e su ordinazione. Il ricavato è stato devoluto ai reparti Covid dell'Ulsa 2, marca Trevigiano. Nona edizione della vendemmia solidale. La solidarietà non si ferma, anche in questa annata un po' particolare. Anche se in forma ridotta abbiamo deciso di raccogliere i grappoli solidali per dare un segno forte che la ripresa c'è e ci sarà. Il devoluto della nona vendemmia verrà devoluto all'AS 2 di Treviso, reparti Covid. Buona vendemmia a tutti. Ma al vino sono stati dati anche dei premi. La Guida Michelin ha appena conferito i suoi 3 bicchieri. In Veneto sono 43 i vini stellati. Andiamo a conoscerli. In alto i calici per 43 vini veneti, quelli che hanno vinto i 3 bicchieri del Gambero Rosso. 43 vini che entrano nell'Olimpo. Anche una regione di grande successo commerciale come il Veneto è percorsa da fermenti produttivi nuovi, dall'attenzione all'impatto ambientale alla ricerca per dare un profilo ai vini, capaci di raccontare i terreni, le annate e l'originalità dei vitigni coltivati. Emblematica è la Valpolicella, una zona che ha conosciuto il successo proprio grazie alla ricchezza delle sensazioni gustative, che oggi propone dei vini dal profilo più delicato ed elegante, sostenuti dall'acidità più che dall'alcol e dai tannini. O ancora la storica denominazione delle bollicine Conegliano Valdobbiadene, che sta spostando la sua produzione in direzione delle versioni più asciutte e meno zuccherine, capaci di convincere appieno solo se la produzione vitivinicola è di assoluto valore. Grande successo per la denominazione di Soave, che rivela una volta di più lo straordinario legame che sussiste tra la Garganega e le migliori esposizioni del territorio, esaltate dall'opera dei produttori più sensibili. Se i vini premiati sono ben 6, numerosissimi sono quelli che hanno lambito il massimo risultato, testimoniando da un lato la severa selezione compiuta, dall'altro il grande potenziale della storica.
Anche i Colli Euganei strappano un ottimo risultato in virtù di interpretazioni che rispettano il carattere mediterraneo della zona, mantenendo però la finezza e l'eleganza tipiche di una terra del nord. E poi le tante etichette disseminate fuori dalle denominazioni più conosciute: il Montello di Serafine Vidotto, la Pianura Trevigiana di Cescon, la Vallagarina dei Fratelli Fugatti o ancora i Custozza di Monte del Fra a Cavalchina, un vero e proprio puzzle dove ogni tessera non solo è importante, ma in modo diverso contribuisce a costruire l'immagine complessiva della regione. Buon bicchiere, una buona fetta di torta. Il dolce al cucchiaio veneto noto nel mondo intero, anch'esso un premio. La Tiramisù World Cup sta per arrivare e intanto si cercano giurati e i social scoppiano. È Tiramisù Mania. Tutti pazzi per il tiramisù. In Gran Bretagna i consumatori stanno imparando a riconoscere il famoso dolce al cucchiaio e sono sempre più esigenti. In Belgio è molto amato nella versione creativa. In Brasile amano le ricette originali, anche se ce ne sono diverse gustose con la frutta, pur restando difficile in America Latina trovare tutti gli ingredienti base. Così dalle Tiramisù Academy, che sorvegliano sulle ricette corrette nel mondo. In Italia e in Veneto invece i social della Tiramisù World Cup sono stati presi d'assalto. A poche ore dall'annuncio pubblicato su Instagram che cercava candidati per diventare uno dei 100 giurati dell'edizione 2020, le piattaforme sono andate in tilt. Migliaia di richieste in poche ore. Le gare si terranno il 30 e 31 ottobre. Avete visto che in questi giorni abbiamo lanciato la richiesta per selezionare i giudici assaggiatori della prossima Tiramisù World Cup dal 30 ottobre al 1 novembre a Treviso. Chiunque, purché maggiorenne, può iscriversi al test online e rispondere alle 15 domande sul tiramisù e il regolamento di gara. Due novità di quest'anno: test su Instagram e selezione dei giudici, ancora più severe attraverso la Tiramisù Academy. Siamo letteralmente invasi dalle richieste e stiamo aspettando anche le vostre. Nel gran finale del 1 novembre, che decreterà il tiramisù più buono del mondo, a Treviso ci sarà invece una giuria di soli addetti ai lavori. E ora cambiamo argomento e torniamo da dove eravamo partiti, i boschi. La tempesta Vaia è stata il flagello delle montagne del nord-est, ma una partita del legno abbattuto dalle raffiche di vento a 200 km orari diventerà libreria. Nuova vita per gli alberi caduti a terra. Effetto Vaia, gli alberi caduti nella tempesta che ha falcidiato le montagne venete, friulane e del Trentino diventano gli scaffali della libreria Billy, prodotto IKEA. Una sciagura irrimediabile alla quale il colosso svedese cerca di rimediare. Queste sono le immagini del video che illustra la campagna, i danni provocati dal maltempo, i tronchi raccolti mentre nevica. La libreria non sarà un rimedio, ma è la storia di un dramma che diventa una seconda possibilità, qualcosa di perduto che torna a vivere. Attraverso un'edizione limitata proprio della famosa libreria. Ma non solo, l'obiettivo è anche quello di riforestare le aree colpite da Vaia. 4.000 nuovi alberi verranno piantati nel territorio comunale di Corvara. Alla mostra del cinema di Venezia invece era arrivata la colossale scultura nota come Il leone alato di Vaia. Il più grande esemplare in legno al mondo ed è stato realizzato da un artista ruanese con alberi abbattuti dalla tempesta. Prima di essere trasportato nel capoluogo veneto, l'enorme leone alato si trovava nei boschi di mezza selva di Roana, sull'altopiano di Asiago, una delle zone più colpite, dove sono caduti circa 1 milione di alberi. Il leone è stato realizzato con radici e legni sfibrati e rotti dalla tempesta. Ma ancora, solo qualche mese fa, ad Eraclea, un'altra iniziativa aveva cercato di rimediare alla devastazione. Il legname, ancora una volta dell'altopiano di Asiago, era servito invece a delimitare le piazzole della spiaggia libera di Eraclea per permettere il distanziamento sociale anche in spiaggia. Sulle montagne falcidiate dalle raffiche di vento a 200 km orari resta da fare ancora molto. Restano ettari e ettari di bosco da ripiantare, ma prima ancora da pulire, tonnellate di legname da portare via.
Era autunno, era il 29 ottobre 2018 e a quasi 2 anni di distanza dalla bufera rimane il problema dello smaltimento del legname. Il Veneto in un ciak, Pane e tulipani, un film del 2000 diretto da Silvio Soldini, vincitore di numerosi riconoscimenti, Davide di Donatello, Nastri d'Argento, Ciak d'Oro e la presentazione al 53esimo Festival di Cannes. Rosalba è una casalinga pescarese di origini napoletane, madre di 2 adolescenti e moglie di Mimmo, uomo piuttosto grossolano e infedele. Assieme alla famiglia partecipa a una squallida gita a Pestum e viene dimenticata in autogrill. Decide di tornare a casa con un passaggio in auto, ma il viaggio le dà l'occasione per fare una fuga improvvisata verso Venezia. E qui scoprirà una nuova vita, nuovi amici e una nuova Rosalba. Ciao, sono io. Volevo dirvi che ho perso il treno e sono a Venezia. Il dottor Barletta non dorme più, non mangia più. Io non posso credere che tutto questo le sia indifferente. Ci sono stato anch'io. Le foto delle vostre vacanze, delle gite, di quel che di meraviglioso avete trovato in Veneto. La nostra puntata termina qui. Arrivederci.